Harry gigante? Chi ce l'ha messa in camera? È Giada! Ciao! Quanto sei bella, Barbie Giada! Grazie! Che succede? Matteo si è innamorato di Barbie Giada! Hai mai giocato con un labirinto per le biglie? Uffi, questi compiti delle vacanze. Siamo ad agosto e ancora io c'ho da fare un sacco di compiti. E voi ragazzi, avete già finito i compiti delle vacanze? Scrivetelo nei commenti. Basta, finisco dopo i compiti. Adesso lo sapete che faccio? Vado giù e gioco. Dimmi, che c'è? Non so cosa fare, che faccio? Amore, ma hai così tante cose in casa, inventati qualcosa, no? Babbo, sto per venire a casa la mia amica Giada. Ok, io penso non ci sono problemi, però ovviamente la devi chiamare, la devi avvisare, no? Prendi il cellulare e chiamala. Babbo, un problema. Quale? Il mio cellulare è scarico. Come sempre, tu ci giochi fino alla morte. Tieni, c'è il mio, chiama Giada e vediamo cosa ti dice. Ok, babbo, chiamo. Mi stanno chiamando, vediamo chi è. Pronto? Pronto? Ciao Giorgia, dimmi, perché mi hai chiamata? Ti volevo chiedere una cosa. Perché non vieni a casa mia a giocare? Sì, certo che vengo a giocare! Puoi venire? Ok, a dopo, ciao! Ciao! Sì, vado da Giorgia! Che ha detto? Ha detto di sì! Oh, finalmente! Ora posso stare da sola a giocare col cellulare? Oh, ok! Io vado ad aspettare. Oh, finalmente! Giorgia, hanno suonato, mi sa che forse è la tua amica Giada, vai ad aprire te? Sì, babbo, vado, vado. Ok. Non ti preoccupare. Ciao Giorgia. Ciao Giada. Aspetta, chiudiamo la porta. Okay. Andiamo su a giocare? Ok, andiamo. Ok. Deciso di giocare a Barbie? Oh, sì, che bella idea! Vai, questo è la Barbie! Barbie! Barbie. Sì. Ti piace il mio nuovo vestito? Hi Barbie. Barbie! I can! Allora, qui si entra, c'è un bellissimo salotto. Bello! Qua c'è la cucina. Con i biscotti in forno che stanno cucendo. Okay. Poi qua, cioè no, qui c'è l'entrata. Poi qua si sale. Si sale. E c'è il piano di sopra con il mio cuccioletto. Poi per fare la discoteca c'è anche la palla. Ragazzi, sento un po' troppo silenzio. E quando quelle due stanno insieme, lo sapete, combinano sempre tanti guai. Andiamo a controllare. Giada, Giorgia, che fate di bello? Stiamo giocando con le Barbie, sì. Ah, wow, avete montato tutta la casa di Barbie? Sì, sì. Però Giorgia, ti raccomando, dopo quando avete finito sistemate, perché se arriva la mamma e vede la camera sotto sopra, poi si arrabbia. Sì, babbo, ora però ci lasci da sole. Sì, vado, fate le brave. Sì. Ah, Giada, ti volevo chiedere da prima, ma tu l'hai visto il film di Barbie? No, la mamma però mi deve portare. Giada, mi è venuta un'idea! Sentiamo, Giorgia! Che ne dici che ti vesto e ti trucco come Barbie? Sì, che bella idea! Allora, ti dico quello che ho. Ovviamente le Barbie sono tutte rosa. E quindi ho questo bellissimo vestito. Wow! Poi ovviamente non possono mancare gli occhiali da sole fashion, ovviamente tutti fucsia. Belli! Poi ci potreste abbinare questa bellissima borsa. È bellissima, è tutta rosa anche questa. E ovviamente per chiamare Ken c'è questo bellissimo telefono, anche dietro rosa. No, non vedo l'ora di usare tutti questi accessori. Adesso devo cambiare Giada e voi non potete vedere. A dopo! Ecco qua, questo qui è Barbie.
svegliata! Hi Ken! Che bella che sono! Sei veramente bellissima, ti sta benissimo questo vestito! Ma soprattutto gli occhiali! E la borsa! Wow! Però... manca qualcosa! È vero! Non c'hai capelli biondi! Vero! Aspetta un secondo qui, vado a prendere una cosa. Ok, ho finito. Adesso sì che sei una vera Barbie, c'hai capelli biondissimi. Sì. Wow, però ti manca un po' di trucco. Hai ragione. Adesso ti trucco, vieni con me. Ok, ho finito. Adesso sei veramente Barbie, fatti vedere. Wow, sei veramente bella, molto bella. Sì. Soprattutto con tutti i glitter. Adesso non ti chiamerai più Giada, ti chiamerai Barbie Giada. Che bel nome. Barbie Giada, che ti va di ascoltare e ballare la nostra canzone? Sì, che bello! Ok. Avventure in famiglia. One, two, three. Chiedere, tu lo conosci il mio fidanzato Mattia? Sì, l'ho visto sempre nei video. Ah, ok, allora lo invito. Ok. Per favore Barbie Giada, mi presti il telefono? Ok. Oh, sì, Mattia, buongiorno. Sì, come stai? Tutto ok? Ah, ok. Potresti venire a casa mia, che c'ho una mia amica? Sì, vieni. Ok, a dopo, ciao. Ok, Giada, tra 10 minuti arriva. Sì, che bello, così sono curiosa di conoscerlo. Giorgia, ma che cos'è questa confusione? E poi, ma questa Barbie gigante? Chi ce l'ha messa in camera? È Giada. Ciao. Ah, meno male. Ciao Giada, io mi ero già preoccupata. Ho detto vai, c'è un'altra bambola in camera da sistemare. Ok bimbe, allora mi raccomando, fate le brave, eh? Va bene? Sì. Torno giù. Poi dopo sistemate però. Sì. Ciao. Ciao. Mattia, ciao, come va? Bene, bro. Mattia, scusi, ma perché sei qui? Bro, mi hai chiamato Giorgia per giocare in camera. Ok, Mattia, allora ti accompagno su in camera da loro, va bene? Sì, grazie. Vai, andiamo. Ragazze, guardate chi c'è. Ciao, Mattia! Piacere, Giada. Piacere, Mattia. Cioè, no, te sei Barbie Giada. Barbie Giada, sì. Quanto sei bella, Barbie Giada! Grazie! Mi fai vedere questa amore? Ehi! State lontani voi! Barbie Giada, Mattia, che ne dite di bere un bel tè? Sì! Andiamo! Babbo, ti potresti andare a prendere 3 tè? Ok, vado! Come lo volete, al limone? Che ne dite, al limone? Sì! Ok, babbo, 3 tè al limone. Vado. Arrivo, ragazzi. Ecco, 1, 2 e 3. E soprattutto, mi raccomando, non sporcate. Ok, babbo, non ti preoccupare. Se avete bisogno, mi chiamate. Sì, io so, guarda. Forse è meglio quello alla pesca. No, no, a me piace quello al limone. A me piace quello che beve Barbie Giada. Che ne dici, Barbie Giada, di giocare a basket? Ok, solo che mi dà fastidio questa borsa. Mattia, per favore, me la puoi tenere? Per te, Barbie Giada, questo è altro. Oh, oh, mi fanno affezionata. Vediamo. No, non riesce. Sono proprio scarsa in questo gioco. Su, dai, Barbie Giada, sei bravissima! Quanto
Giada è brava. Basta, mi sono annoiata di giocare a questo gioco. Entro in casa. Giorgia, ma perché se l'è presa Giorgia? Giorgia, senti un po' che c'hai? Babbo, lasciami stare! Forse ha litigato con i suoi compagnetti. Quando giocano così tanto tra di loro, prima o poi qualcuno litiga sempre. Basta, non è giusto, lo odio! Ogni volta che gli faccio vedere una mia amica, cioè, ci prova con tutti. Basta, ho preso una decisione. Adesso lo lascio, lo mando via di casa e non lo voglio più vedere! Niente, per ora era bellissima Barbigiada. Vabbè, vado via. Giorgia! Giorgia! Ma cosa è successo? Perché si comporta così? Accompagnami. Giorgia, ma che succede? Vieni qua, siedi, vieni qua, siedi, siedi. Guarda che Giada e io siamo molto preoccupati, ma perché piangi? Matteo si è innamorato di Barbigiada. Mannaggia, questo Mattia, oh, è già la seconda volta che la combina. Giorgia, io a questo punto ti direi di non fidanzarti più con lui. Non va bene questa storia. E ogni volta che porti un'amica a casa lui si innamora delle tue amiche. Vuol dire che c'è un problema, ok? Io, consiglio mio, da papà, se mi posso permettere, è di non vederlo più. Giada, sei d'accordo con me? Sì. Ok, hai visto, anche Giada è d'accordo con me, Giorgia. Ok, facciamo così. Se siete d'accordo tutte e due, anzitutto voi due siete litigate? Ah, ok, allora se siete d'accordo con me, io direi per far passare questo pianto a Giorgia, che dite se andiamo a mangiare un bel panino tipo al Mac? Sì! E così ci dimentichiamo per sempre di Mattia? Sì! Ok, allora prima di tutto salutiamo i nostri amici. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi tre, ovviamente senza Mattia, vi salutiamo con un grande wow! Magari seguiteci per sapere se Giorgia si rifidanzerà con Mattia. Io spero di no. Andiamo. Noi siamo Salvo e Giorgia. Wow, i video sempre.